il grande rientro di Cavani, assente nelle due gare precedenti, dal primo minuto anche Gemayli, fuori Insigne e Hiller rispetto alla formazione d'avvio in casa dell'Atalanta. Queste le scelte di Mazzarri. Nel Torino dal primo minuto Bascia e Vives, fuori Brighi e Santana. Torino imbattuto nelle gare esterne, in questo campionato l'arbitro è Paolo Valeri della sezione di Roma. Siamo al sesto minuto, Campagnaro per Hamsik, traversone, gilet difettoso castigato da Cavani, che orienta subito il match a favore della squadra di Mazzarri. Per Cavani, 29esimo gol con la maglia del Napoli nel 2012, il 56esimo in Serie A sempre con la maglia azzurra partenopea, 90esimo in totale per lui nella massima divisione in 188 partite. Dunque un rientro pesante, Cavani utilissimo come sempre alla causa azzurra, e insiste ancora la squadra di Mazzarri con il tentativo di Hamsik, che è stato sempre nel vivo dell'azione. Il Torino con Cerci propone il cross, il colpo di testa di Bianchi al posto giusto nel momento giusto, De Sanctis che poi si rifugia in corner in riflesso distinto sulla deviazione aerea di Bianchi. Poi lo spunto di Pandev, c'è Glick sulla traiettoria e per il Napoli soltanto corner. Rischia Rodriguez su Maggio. Andiamo a rivedere, perché tocca sì la palla ma poi aggancia il piede sinistro dell'avversario, tutto ok per l'arbitro. Ancora Rodriguez prova a liberare di tacco, Gemayli senza pressione va al tiro ma non inquadra il bersaglio. Poi c'è questo contatto tra Gazzi e Gemayli, Gazzi alla peggio e non sarà in grado di proseguire il match, niente secondo tempo per lui e dunque dall'inizio della ripresa Brighi al posto di Gazzi. Punto di Cerci che va giù e c'è una segnalazione da parte dell'arbitro d'area Romeo a Valeri, viene ammonito per simulazione Cerci, inizialmente trattenuto per il pantaloncino ma poi platealmente si lascia andare. Lancio di Cannavaro, fuori posizione Darmian, disorientato, il cross di Dossena e palla che colpisce la parte superiore della traversa. Entra Insigne al posto di Pandev, punizione per il Torino, è impreparata la difesa del Napoli, sorpresa da Vives che trova Sgrigna, che fallisce un'occasione netta, solo dentro l'area liscio. Poi Sansone al posto di Sgrigna, Santana per Vives e nel Napoli Hiller per Gemayli. Scarica il sinistro Cerci, c'è soltanto la potenza nella soluzione mancina. Prova da fuori anche Santana, conclusione che non crea problemi a De Sanctis. Poi perde palla a Darmian, Insigne è lucidissimo, perfetto nell'assistenza per Hamsik che va per linee esterne, salta Gilet ma mette sull'esterno della rete, il 40esimo del secondo tempo. Il Napoli poteva chiudere il conto con il Torino. Entra Aronica al posto di Dossena, 41esimo minuto. Cross di Darmian e D'Ambrosio cerca la conclusione di volo fallendola però. Poi l'azione prosegue, Hamsik cade da solo, dunque viene assegnato il corner. Mazzarri pensa che ci sia stata spinta nei confronti di Hamsik, protesta e viene espulso per la terza volta nella stagione, dopo Pechino in Supercoppa e a Genova contro la Sampdoria, e per la 20ª nei campionati professionistici da allenatore. E siamo al primo dei 4 minuti di recupero, errore clamoroso di Aronica. Sansone salta De Sanctis e firma il clamoroso pareggio nell'extra time per il Torino. Per Gianluca Sansone il primo gol in Serie A, gravissimo l'errore di Aronica, grande opportunismo da parte di Sansone che intuisce questa chance e poi fa tutto alla perfezione, festa grande intorno a Sansone e dunque dopo 4 minuti di recupero pone fine